Mago Lupi. Eccoci qua. Buonasera, visto che bello? Che bacchetta magica. Ma che bello. Un po' di magia per te. Grazie. Un miracolo per te. Ma perché tutti? Perché tutti con e sta questo cosa? È un omaggio floreale a chi sta a casa, agli amici del pubblico. Voilà, grazie. Oh. Carino. Bene. Allora, ci siamo. Oggi un gioco molto particolare. Bene. Guarda cosa ho portato. Le cartine, l'accendino, prendi l'accendino. No, ma può fare lui qua di qua? Sì. Allora fate una cosa, mi metto vedete qua te, dai, passi col fuoco, fai te, io non ho vai, tieni l'accendino. Certo. Le cartine, stiamo per fare quindi un gioco con le ca? Con i canne, cartine, accendino, che canne, accendi l'accendino, accendi, che canne, con le carte, con le carte, con le carte lo facciamo il gioco. Con le carte si fanno i filtri di solito, vabbè, però... Che applauso spontaneo che hanno fatto con le carte. Quanto bravo! Le carte... Con le carte. 52 carte diverse una dall'altra, Barbara le vuoi controllare? Sì. No, perfetto. Allora, ascolta, Cristia, dai scherzo, controlla le carte Cristia, guarda che sono tutte diverse. Tutte diverse, sì, tutte diverse, faccio vedere anche tutte diverse, tutte diverse. Barbara controlla pure queste, sì? Ma che schifo, ma già avevo queste carte. Beh, è meglio che non te lo dico. Allora, andiamo avanti. Cristia, devi fare una cosa molto semplice. Sì. Devi prendere una di queste carte dal mazzo. Buona prendila carta. Una, quella che vuoi. No, una quella carta, no. Dal questa qua, la faccio vedere. Guardala, falla vedere sia la telecamera. Nel frattempo, prendo anche il pennarello. Bravo. Attenzione. Pennarello entra in me. Mm-hmm. Pennarello entra in me. È entrato. È uscito. Tieni, pennarello. Vai, Barbara, che carte, pennarelli. Tranquilla, passiamo la carta a Barbara, prendi pure la carta e appoggiala sulla mia schiena e metti il tuo nome, la tua firma sulla carta. Schifo. Bene? Vai, scrivila, appoggiati. Col pennarello? Sì. Ma dove se fai dei cognomi cavalli, firma la giacca, che va bene lo stesso. Ecco, fatto. Ok, vi prendo il pennarello. Perfetto, ora mostro la carta in camera, c'è la firma per un motivo speciale, perché così quella carta è insostituibile, è proprio quella, non ce ne stanno altre, ok? Te la ricordi? Sì. Sì, già il primo miracolo. Lascia la carta pure nel mazzetto. Non dimenticare la carta e adesso arriva il bello. Mescoliamola. Mm. Questo si chiama miscuglio all'americana, sai perché? No. Perché se fa in America, molto facile. Allora, la cosa interessante è che adesso vado a trovare non la carta che voi avete scelto e firmato, sarebbe per me troppo difficile, ma vado a trovare la carta che voi non avete scelto. Perché è impossibile, sì, a parte su tutte le altre, no? Perché sono buoni tutti però così. Lo so, ma io già so che la carta che voi avete scelto non può essere quella che io ho in tasca. Infatti qua nella tasca, come vedi, c'è una carta e sono sicuro che non è quella vostra. Era una carta nera? Mi sento confuso. Sì, era nera. Però non può essere quella che ho messo in tasca io, perché come vedi c'è una carta. Ma che era una carta pure importante? Beh, importante, sì, insomma, sì. Possibile? Proprio se uno ma che hai scelto un asso? È la tua firma, Barbara? Ma come? Confermi? Eccola qua, è la firma, la sua! Bravo, vedi? Allora, bravo! Oggi... Oggi voglio andare contro le regole di Maghi, voglio spiegare al pubblico a casa che ci segue com'è il gioco. Oh, che bello, vai, finalmente un mago che spiega i giochi, vai, allora, ci dica. Quando lei ha scelto la carta, lei l'ha firmata, e praticamente l'ha messa nel mazzo, in realtà io ho fatto così, ma l'ho fatto così veloce che non si è visto, la carta è volata dal mazzo, ha sbattuto sulla quinta fila, ha affrontato la signora laggiù, è tornata indietro e si è inserita molto lentamente nella tasca. Quando racconto sta cosa la gente non ci crede. E nessuno ha visto niente, ammazza. Te lo ripeto, guarda, è in mezzo. Spingo, tum, addosso la signora, sta, torna indietro, rimetto la mano vuota nella tasca e guarda, torna la carta con la firma. È sempre la sua. Bravissimo. E non c'è, poi uno passa all'autovelox e ti fanno la foto e beccano subito. Non ho capito questa cosa. Lo so. Però c'è una cosa da dire, lei potrebbe dire, potresti essere scettica e pensare, ma il mago ha fatto finta di metterla al mezzo. E allora, infatti, mettila davvero te nel mazzo, la facciamo rivedere piano che c'è la firma, è proprio veramente quella, e tengo le mani lontane ogni volta dalla tasca. Io guarda, fatto, metti la mano in tasca, dimmi se senti una carta. Sì. Tirala fuori, falla vedere, è la tua, tirala fuori. No, aspetta, no. A che carta hai preso, scusa, reggi un attimo. No, aspetta, ma lei le aveva tutte quante, reggi un attimo. No, capito, no, tutto il mazzo è finito in tasca, ma una è rimasta qua. Indovina un po' che carta è? L'asso di picche, con la firma! È la tua! No, non è possibile! No! Grazie! Mago, tenga! Voilà. Grazie a voi! Grande. E io conterò fino a tre. Bravissimo. E al tre vi saluto! Voilà! Ciao a tutti! Bravo! Ciao. Bravo! Mago Lupi! Il Mago Lupi! Bravo. Però, bravo!
secondo me c'è il trucco, secondo me.